Un aumento di stipendio per tutti i dirigenti pari a una somma complessiva di 1 milione di euro, è quanto la società Smaltimento Rifiuti di Napoli ha stabilito per i propri capi. Una decisione che non è andata affatto giù alla Lega Nord, che attraverso il parlamentare veneto Massimo Bitonci ha presentato un'interrogazione al governo per capire come sia possibile aumentare lo stipendio a dirigenti di una società di servizi del Comune di Napoli che ad oggi non si è dimostrata in grado di risolvere il problema rifiuti. Io penso che sia una situazione che vada assolutamente denunciata, vergognosa. De Magistris aveva dichiarato che nel giro di alcune settimane avrebbe risolto il problema dei rifiuti. Abbiamo visto come questo non è stato possibile. Io penso che a questo punto la responsabilità sia una responsabilità diretta dell'amministrazione comunale di Napoli. Più c'è questa vergogna anche dell'aumento di stipendio, assolutamente bisogna che il governo cerchi di verificare quali sono effettivamente le responsabilità, e siamo anche stufi di dover continuare a pagare per questo problema dei rifiuti di Napoli. Che si arrangino, l'abbiamo già detto anche in passato, che si arrangino e trovino delle soluzioni all'interno del loro territorio. Sappiamo che in tutte quante le province del nord ci sono trovate soluzioni all'interno dei bacini di competenza, e così deve trovare anche una soluzione anche nel Comune di Napoli.